coperto da ogni pietra preziosa, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonici, smeraldi e oro. La lavorazione dei tuoi tamburini e dei tuoi flauti fu preparata per te nel giorno in cui fosti creato. Tu eri un cherubino, unto, un protettore. Io ti avevo posto sul monte santo di Dio e camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu eri perfetto nelle tue vie. Dunque Lucifero era perfetto nelle sue vie. Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno in cui fosti creato finché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio ti sei riempito di violenza e hai peccato, perciò ti ho scacciato come un profano dal monte di Dio e ti ho distrutto, o cherubino, protettore di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si era innalzato per la tua bellezza, hai corrotto la tua sapienza a motivo del tuo splendore. Ti getto a terra, ti metto davanti al re, perché ti vedano. Con la moltitudine delle tue iniquità, con la malvagità del tuo commercio, hai profanato i tuoi santuari. Perciò ho fatto uscire di mezzo a te un fuoco che ti ha divorato e ti ho ridotto in cenere sulla terra. Giusto? Sto vedendo bene? Sotto, sulla terra, sotto gli occhi di quanti ti guardavano. Ezechiel 28:11. Vino a mi parola di Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta el lecho sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, aspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh, querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré de por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Leggiamo Atti capitolo 3. Vamos a abrir en Hechos 3. Leggiamo dal versetto 1. Hechos 3, versículo 1. Atti capitolo 3. Hechos 3, 1. Fino al versetto 8. O Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nonna. L'ora nonna sarebbe le 3, se mi ricordo. L'ora novena, se mi ricordo, sarebbe la l'ora della preghiera. E veniva portato un nuovo soppo fin dal grembo di sua madre, che ogni giorno deponevano presso la porta del tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: Guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: Io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per mano destra, lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono. E con un balzo si rissò in piedi e si mise a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena,
la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míralo. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó, y al momento se firmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y condujo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. A acomodar. Dios pueda recompensar. Que Dios les pueda recompensar. Que se levantaron de la mañana. Que se levantaron de mañana. Y haciendo, dejando sus camas. Afrontando el frío. Enfrentando el frío. De venir a escuchar la sua palabra. A escuchar su palabra. Yo sé que hoy un sacrificio. Sé que todo sacrificio. Que costa cualcosa. Que cuesta algo. Dios lo recompensa. Dios lo recompensa. Habíamos visto que Lucifero. Vimos que Lucifer era un ángel potente. Era un ángel fuerte, poderoso. Que viveva nella presenza di Dio. Que el cual vivía en la presencia de Dios. E siamo entrati in questo soggetto. Entramos en ese mensaje. Vedendo che era Nimrod. Viendo que era Nimrod. Che cominciava a guerreggiare sulla terra, a diventare un uomo potente. El cual empezó a volverse un hombre poderoso en la tierra. Abbiamo visto che Nimrod. Y vimos que Nimrod. Voleva avere un regno potente. Él quería tener un reino poderoso. Voleva che la gente parla di lui. Quería que la gente hablara de él. Voleva che la gente lo innalzasse. Él quería que la gente lo alzara. E abbiamo visto ieri che Nimrod voleva fare una nazione per sé. Vimos que Nimrod quería hacerse una nación. E l'ha fatto. Y lo hizo. Abbiamo visto che Nimrod. Vimos que Nimrod voleva propagare la sua religione. Quería esparcir por todos lados. E la sua religione l'ha fatto. Y él lo logró hacer. E abbiamo visto che voleva fare un nome per se stesso. Se quería también hacer dar un nombre. E questo pure l'ha fatto. Algo que hizo también. E William Branham dirà. Y dice William Branham. Que Nimrod. Dice que Nimrod. È adorato in ogni tempio. Es adorado en todos los templos. E tutta la terra adorava Nimrod. Toda la tierra adoraba Nimrod. E Branham dirà che finché esisterà questa epoca. Y Branham dice que hasta que exista esta edad. Se Cristo non si rivela ai suoi fratelli. No se revela a sus hermanos. Sarà Nimrod che sarà adorato in ogni tempio. Será Nimrod el adorado en todos los templos. Quiere decir que tutti noi una volta. Quiere decir que todos nosotros. Abbiamo adorato Nimrod. Adoramos a Nimrod. Anche se era un nome diverso che non chiamiamo Nimrod. Aunque si bajo el otro nombre, el cual quizás no Nimrod. E Branham dice que Nimrod. Y Branham dice que Nimrod. Le sue realizzazioni erano talmente importanti. Los hechos eran tan importantes. Que abbiamo visto que era lo spirito di Lucifero. Al punto que era el espíritu de Lucifer. E siamo andati a vedere nel libro di Isaia 14. Leíamos en Isaías 14. Que il profeta Isaia. Que el profeta Isaías. È salito nel tempo. Subir el viajó al tiempo. È salito nelle dimensioni divine. Vio a las dimensiones divinas. E ha guardato nel cuore di Satana. Y vio en el corazón de Satanás. E c'era qualcosa nel suo cuore. Y ahí había algo. Voleva avere un regno più grande. Él quería un reino más grande. Un regno più importante. Un reino más importante. Che il regno di Nimrod. Che il regno di Gesù Cristo. Il regno di Gesù Cristo. E questo regno qui. Y este reino. Lui l'ha portato sulla terra. Él lo trajo a la tierra. Perché quando Satana aveva iniziato il suo programma in cielo. Quando Satanás empezó con su programa en el cielo. Perché il peccato non è iniziato sulla Porque terra. El pecado no empezó aquí en la tierra. Il peccato è iniziato nella gloria. El pecado inició en la gloria. Il peccato è iniziato prima nelle dimensioni della divinità. El pecado inició antes en las dimensiones de la divinità. E quando tutti gli angeli di Dio erano al servizio di Dio. Y cuando todos los ángeles de Dios estaban al servicio de Dios. C'era un angelo più bello e potente. Había un ángel más hermoso y poderoso. Un angelo che brillava. Un ángel
brillante. Come abbiamo letto ora nel libro di Ezechiele. Así como lo leíamos en Ezequiel. E sedeva alla destra di Dio. Stava alla destra di Dio. Era un angelo potente. Este era un angelo poderoso. Un angelo protettore. Un ángel protector. Era coperto di oro. Stava cubierto de oro. Era un grande angelo. Era un gran ángel. E un giorno. Per un dia ha cominciato a desiderare il posto di suo padrone. Él empezó a desear, a codiciar, a querer el lugar. Voleva essere come Dio. Quería ser como Dios. Voleva essere adorato come Dio. Quería ser adorado como Dios. Ma l'adorazione. Pero la adoración. Appartiene solo a Gesù Cristo. Pertenece solo a Jesucristo. L'adorazione. L'adorazione. Appartiene solo alla parola. Solo a la palabra. Voi dovete obbedire solo alla parola di Dio. Ustedes tienen que obedecerle solo la palabra de Dios. E quando parliamo dell'adorazione. Y cuando hablamos de la adoración. Non è che tu ti metti in ginocchio. No es que te arrodillas. Questo non è l'adorazione. Esa no es la adoración. Non è che tu chiudi gli occhi e inchini la testa. No es que agachas tu cabeza y cierras. Questo non è l'adorazione. Esa no es la adoración. William Branham dirà che la vera adorazione. William Branham dice que la verdadera adoración. È quando tu obbedi, dici amen a ogni scrittura. Es cuando tú le dices amén a toda la escritura. Tu puoi metterti in ginocchio. Para ponerte de rodillas. Tu puoi chiudere gli occhi. Cerrar los ojos. Ma se non obbedisci alla parola di Dio. Pero si no obedeces a la palabra de Dios. È nulla. Es en vano. La vera adorazione. La verdadera adoración. È quando la parola dice di non rubare. Es cuando donde la palabra dice no robar. E tu non rubi. Y tú no robas. Ah, stai adorando a Dio. Ahí estás adorando a Dios. Mi capite? Entiende. L'adorazione è obbedire a ogni scrittura. Adoración es obedecer a toda la escritura. Allora Satana, y Satanás, voleva essere adorato come Dio. Él quería ser adorado como Dios. Voleva che il suo pensiero sia fatto nel regno di Dio. Quería que su pensamiento se hiciera en el reino de Dios. E siamo andati a vedere nella Bibbia. Y leíamos en la Biblia. In Apocalisse 12. En Apocalipsis 12. Abbiamo visto che Satana ha iniziato a fare, sapete, per fare colpo di stato. Saben que para dar un golpe de estado debía andar a convincere alcuni ufficiali dell'esercito. Tiene que antes convencer a algunos oficiales del ejército. E Satana ha cominciato a convincere degli angeli. Y Satanás empezó a convencer a ángeles. Perché se andate nel libro di Apocalisse 12. Si ustedes van a Apocalipsis 12. Voi vedrete che Satana. Verán ahí que Satanás. Con la sua coda. Con su cola. Ha tirato un terzo delle stelle di Dio. Agarró un tercio de la estrella de Dios. Creo que lo habéis leído en la Biblia. Creo que lo han leído. No tenemos necesidad de leerlo. No hay necesidad de que. Y habíamos visto que Satanás no es que ha una cola natural. También vimos que Satanás no es que tiene una cola natural. Porque el profeta dirá que la cola de Satanás solo es la su boca, es un predicador. El profeta dice que la cola de Satanás es su palabra, es su predicación. Satanás sabe hablar bien. Satanás sabe hablar bien. Sabe convencer. Él sabe convencer. Sabe presentar su programa. Sabe mostrar su. Sa presentare il suo regno. Sa presentare il suo regno. E ha convinto alcuni angeli. Y él convenció algunos ángeles. Ha convinto dei spiriti. Él convenció algunos espíritus. Quello che sto dicendo non mettetelo in una dimensione di visione. Eso que digo no lo pongan en algo como una visión. Guardatelo qui. Traiganlo aquí a medio no. Guardatelo in mezzo ai uomini. Traiganlo en medio de los hombres. Non è qualcosa di immaginario. No es algo imaginario. È qualcosa di reale. Es algo real. È quel Satana, Satanás voleva fare un programma più bello. Él quería hacer un programa mejor. Voleva avere un regno più bello. Quería tener un reino mejor. Perché quando Dio aveva messo i suoi figli nell'Eden, cuando Dios puso a sus hijos en el Edén, Dio aveva dato loro la sua parola per vivere tramite la parola. Dios le dio la palabra para que vivieran a través de ella. Ma Satana ha portato un programma più bello. Pero Satanás trajo un programa mejor. Ascoltate, fratello. Oiga lo que dice el hermano Branham. Nell'opuscolo, domande e risposte. En el mensaje, preguntas y respuestas. 28, del 28 giugno 59. El 28 de junio del 59. Vedete? Dice, vean. Satana era l'arcangelo originale di Dio. Satanás era el arcángel original de Dios. Una volta dimorava in cielo. En un tiempo dimorava in cielo. Una volta era la persona più importante nel cielo oltre a Dio. Tiempo era la persona más importante en los cielos después de Dios. Era el brazo destro de Dios para la comunión. Era la mano derecha de Dios para la comunión. ¿Y qué cosa ha hecho Satanás? ¿Y qué hizo él? Se enalzó en su corazón. Se exaltó en su corazón. Se bajó de llanto. Se creyó más grande. Inicia siempre dentro del cuerpo. Inicia siempre dentro del cuerpo.
corazón. La cosa inicia siempre en el cuore. Esto empieza en el corazón primero. Y cuando la convicción viene del cuore, la convicción viene del corazón. Ahora se comienza a tirar se el cuore. Se empieza a actuar, a hacer afuera. La traza del serpente. El rastro de la serpiente. Se comienza a vender en su cuerpo. Se empieza en el cuerpo. Su la sabe. En la arena. Mi seguite. Mi seguite bene. E Satana ha cominciato a innalzare, si innalzò nel suo cuore. Satanás empezó a innalzarse en su corazón. Ma anche io sono una persona importante. Decía también yo soy importante. Ma la gente mi poteva guardare anche a me. También a mí la gente puede verme. Perché solo lui? Porque solo a él. Anche io lo posso fare, no? También yo puedo hacerlo. Perché lo devono adorare solo a lui? Perché tienen que adorarlo solo a él? Perché devono guardare solo a lui? Perché tienen que verlo solo a él? È solo lui che sa cantare. Solo él sabrá cantar. Es solo lui que sa predicare. Solo él sabe anche io lo posso fare, no? También yo puedo hacerlo. Inizia così. Esto empieza de iniciato così. Satanás empezó. E Branham dice, era il braccio destro di Dio per la comunione. Y Branham dice que era la mano derecha de Dios. E si innalzò nel suo cuore. Y se exaltó en su corazón. E Branham dirà nel paragrafo 70. Y Branham dice en el parágrafo 70. Vi dicevo poco fa, non portatelo in una dimensione immaginaria. Le decía que no lo lleven a algo imaginario. Ma portatelo qui in mezzo a noi. È una realtà che viviamo ogni giorno nella nostra es vita. Una realtà che si vive a diario in nostra perché vita. Il programma che Satana aveva nel suo cuore, essendo uno spirito, ha trovato Nimrod. E Nimrod, si è venduto a Satana, se entregò completamente per adempiere il proposito di Satana. Para libre il proposito di Satana. Allora è per questo che dovete sapere a chi avete venduto la vostra anima. Deben darse cuenta chi te ha entregato su altro. Un giorno leggevo un articolo. Un día di tiempo leía un articolo. C'era un uomo che ha vinto un trofeo. Había un hombre que él ganó un trofeo. Ha vinto un concorso di musica. Él ganó un concurso de música. E lui quando ha preso il trofeo. Y cuando él tomó el premio. Ha detto voglio ringraziare Lucifero. Dijo quiero darle la gracia a Lucifer. Che mi ha concesso di cantare bene. Que me permitió cantar bien. Perché lui riconosce il suo padrone. Porque él a lo menos reconoce quién es su Dio. Pero los hijos de Dios no riconoscono. No reconocen ni aun a su Señor. E non è proprio il modo in cui la gente è oggi. E dice, non è la maniera in cui la gente soy. E si innalzò nel suo cuore. E si esaltò in suo corazón. Anche io sono importante. También yo soy importante. Mi possono vedere. Me pueden ver a mí. E si innalzò nel suo cuore. Se exaltó en su corazón. La cosa si inizia nel cuore. Esto empieza en el corazón. E Branham dice, e non è proprio il modo in cui la gente è oggi. Y dice, y no es la manera exacta en que la gente es hoy. Lasciate que Dios solo benedica un tizio. Permitan que Dios bendiga a una persona. E ponga un po' di fiducia en lui. Y ponga algo de confianza en él. E diventa un saputello. Y se vuelve un sabelo todo. Basta que Dios le lascia fare una piccola cosa. Basta que Dios me permita hacer algo pequeño. Aunque yo soy capaz. Y dice también yo puedo. Un saputello. Un sabelo todo. Diventa un saputello. Se vuelve un sabelo. Arriva a essere. Él llega a ser. Debe iniciar una organización. Debe iniciar una organización. O debe fare qualcosa que es diferente. O tiene que hacer algo diferente. Perché sei caduto dal cielo, o Lucifero? Perché caíste del cielo, o Lucifero? Perché sei caduto, Lucifero? Perché caíste del cielo. Lucifero poteva rimanere accanto a suo padrone. Lucifer podía quedarse al lado. Aveva tutta la gloria di Dio. Él tenía toda la gloria de Dios. Era sulla montagna di Dio. Estaba en la montaña de Dios. Ma Lucifero voleva fare qualcosa di più bello. Pero él quería hacer algo mejor. Que el regno di Miguel. E Dio l'ha buttato giù sulla terra. E Dio lo lasciò alla terra. E Branham dice, e Dio ha difficoltà. E Branham dice che Dio tiene difficoltà. Nel cercare di trovare qualcuno. Al trattare di buscare alguien. Con cui poter trattare. Con il quale poter trattare. Che rimarrà uno. Che se quede umiltato. Qualcuno con cui Dio può trattare. Con alguien che Dio pueda trattare. E quel uomo rimarrà umile. Y esa persona se quede humilde. Lascia que un fratello fa qualcosa. Permite que un hermano haga algo. Solo yo. Y dice, soy yo.
Solo yo que he pregado por él y es que está guarito. Fui yo quien oró por él y fue sanado. No, fratello, no sé. Pero no le he hecho niente. Tú no has hecho nada, hermano. No sé niente. No eres nadie. Sei solo un pecado. Leggete bene Ezequiel 28 y leggete Isaías. Lean 14, leggete el capítulo. Leanlo todo, capítulo. Dios le ha dicho a Lucifer, sei solo verde. Dios le dijo a Lucifer que era solo gusanos. Solo verde. Solo gusanos. Dio dice nel cercare di trovare con qualcuno con cui poter trattare. En el tratar de buscar a alguien con el cual tratar. Que rimarrà umile. Que se quede y cae umile. E rimarrà nel posto finché Dio lo chiamerà a fare qualcosa. Y se quede en su lugar hasta que Dios lo llame a hacer algo. Lo credete? Lo creemos. Vedete? Lo un uomo che Dio possa benedire. Un hombre al cual Dios pueda bendecir. Ese mantendrá ancora un uomo. Y que se mantenga un hombre. No para ser un ángel o un Dio. No para ser un ángel o un Dios. Dios te bendice. Dios te bendice. Te permite de predicar. Te permite el predicar. Sin salir. Y piensa que sin ti. Nessuno può predicare. Nadie puede predicar. No, la gente predicaba prima di te. La gente predicaba antes. La gente predicará dopo di te. Y predicarán después de ti. Dios troverá siempre un nuevo sulla terra. Dios hallará siempre. Dios siempre la gente sulla terra. Dios tiene siempre. Senza di me. Sin mí. No, no c'è nessuno no. Senza di me. No hay nadie sin mí. Questo è lo spirito di Lucifer. Ese es el espíritu de Lucifer. E Branham dice un uomo che Dio possa benedire. Branham dice un hombre que Dios pueda benedire. E si manterrà ancora un uomo. Y que se mantenga como un hombre. No per essere un angelo a un Dio. No para creerse un ángel o un Dios. Appena l'uomo diventa benedetto. Apenas un hombre se vuelve alguien benedetto. E gli viene dato qualcosina. Se le da algo. Vuole diventare un Dio. Quiere volverse un Dios. Vuole diventare un angelo. Quiere hacerse un ángel. Vuole diventare una persona importante come Nimrod. Quiere hacerse una persona importante como Nimrod. Ciò che faccio. Lo que hago. Cosa. ¿Qué? Io e il mio. Oddio. Io e il mio. Yo. Ciò che faccio. Lo que hago. Cosa. Io e il mio. Tutto sí, quello. Todo eso. È l'attitudine sbagliata. Es l'actitud. Dio cerca qualcuno. Dio busca alguien. Che possa benedire. Che pueda bendecir. E su cui versare le benedizioni. Y al cual darle su bendición. E del più egli benedice. Y más se le bendice. Più l'uomo diventa piccolo. Más pequeño se vuelve. Più Dio dà benedizione al tuo ministero. Más Dio bendice tu ministerio. Più tu diventi piccolo. Más humilde te vuelve. Più tu diventi piccolo. Más pequeño te vuelve. Ma se vedete un fratello. Pero si ven un hermano. Un predicatore. Un predicador. Una sorella. Un hermano. Che se fa qualcosa. Che hace algo. Senza di me. Piensa que sin ella. Nessuno. Se no fosse stato io. Si no fuera yo. Se non faccio questo. Si no hubiese hecho esto. Non sei niente. Questo è il pensiero di Lucifer. Es el pensamiento de Lucifer. E Branham va avanti. Y Branham continúa. Quindi Lucifero. Entonces Lucifero. Oggi è sulla terra. Hoy está en la tierra. Cercando di operare nella chiesa. Tratando de obrar en la iglesia. Per compiere lo stesso scopo. Para llevar a cumplimiento el mismo que inició prima de la fundación del mundo. Que empezó antes de la fundación del mundo. Lucifero fu buttato fuori dal cielo. Lucifero fue echado fuera del cielo. Il posto di Lucifero non fu più trovato nella parola. No fue hallado más lugar para él. Bene. Io credo che ci sia altra cosa qui. Y creo que hay algo más aquí. Ezechiele il 28 capitolo. Ezechiele el capítulo 28. Il versetto 12. En el versículo 12. Vediamo cosa dice quello in Ezechiele 28:12. Veamos qué dice en Ezechiele 28:12. E sono certo che studiando questo. Y creo que estudiándolo. A fondo, esaminandolo a fondo. Y examinándolo en profundidad. Si vede quel così dice il Signore. Se mirará, así dice el Señor. Allora sappiamo se davvero è caduto dal cielo o se era solo una visione. Entonces sabremos si es verdaderamente que cayó del cielo o 28 e 12. En el 28 y 12. Bien. Credo sia ciò che ho annotato. 28 creo 12. Que es lo que anoté en el 28 y 12. Bene, iniziamo qui. Iniciemos aquí. Ora.
quisiera haber un tiempo para predicar. Perché davvero qualcosa di importante. È algo molto importante. Il paragrafo 75. Il paragrafo 75. Ora, mentre inizio proprio a basarmi su questo. E mentre empiezo a basarmi in questo. Che Lucifero in cielo. Nel cielo. Cercò di esaltarsi. Lui trattò di esaltarsi. Lucifero. Lucifero. Voleva esaltare se stesso. Lui voleva esaltarsi a sí mismo. Sapete che cosa significa esaltarsi? Saben lo che è esaltarsi a sí mismo? No puoi esaltarti te no puedes tú exaltarte. C'è una sola persona. Hay alguien que te puede exaltar. Una sola persona que te puede exaltar. Cristo. La parola. La parola. William Branham dice. William Branham dice. Devo fare in modo. Tengo que ser. Che Branham sia tolto di mezzo. Para que Branham sea quitado. Che Branham non si vede. Que Branham no se vea. Ma che Cristo. Pero que Cristo. La parola. La palabra. Sia visto. Sea vista. Mi seguite? Me sigue. Non siamo. Satana cercò di esaltare se stesso. Satanás trattò di esaltarsi. Il problema è che quando predichiamo queste cose, il problema è che quando predichiamo questo, la gente immagina una visione di qualcosa che succede lontano. La gente immagina algo immaginario in algún lugar. Ma sono delle cose che succedono in mezzo a noi ogni giorno. Sono cose che passano, si avvengono in mezzo. Chi controlla la tua vita? Chi è il che controlla la tua chi vita? Chi parla nel tuo cuore? Chi parla? Chi muove i tuoi passi? Chi quali sono i pensieri del tuo cuore? Quali sono i pensamenti del tuo cuore? Che cosa c'è nel tuo cuore? Che è lo che hai nel tuo cuore? Il profeta si alza. Il profeta si e ha guardato nel cuore di Lucifero. E lui mirò nel cuore. E ha visto che nel suo cuore. E vio che nel suo cuore. C'è qualcosa che non va. Aveva algo. Quali sono le motivazioni? Che motivo tenia? Delle tue azioni. La motivazione. Quello che stai facendo. Lo che tu haces. Qual è la finalità che ti sei posto nel tuo cuore? Qual è la finalità che ti ha proposto? Magari io non lo so. Talvez non lo sepa. Ma Dio. Però Dio. Che guarda nei cuori. Che ve lo corazzo. Lo sa. E lo sa. Perché il profeta guarda nel cuore dell'uomo. Perché il profeta mira nel cuore dell'uomo. Perché lo stai facendo? Perché lo haces? Lo fai per la gloria di Dio. Lo haces para la gloria de Dios. O vuole che ti guardano a te. Para que te miren a ti. Senza di me. Que sin ti. Senza di me. Sin mí. No sei nessuno. No eres nadie. No. 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 Se io lo vengo si para predicar, Dios va a levantar otro. Aquí Dios va a levantar otro. No, no, Dios lo fará. Dios lo hace. Dígame. Dígame amén. Dios lo fará. Dios lo hace. Dio troverà sempre un uomo. Dio hallerà sempre un uomo. A chi lui metterà la mano sopra di lui. Al quale él pondrà su mano sopra él. Lucifero cercò in cielo di esaltare se stesso. Lucifero trattò nel cielo di esaltarsi. E anche essere un po' più alto del suo capo. E quería aún ser un poco más alto que su señor. E tradì Michele. E traicionò Miguel. Conoscete Michele? Conoce a Miguel. Lo conoscete? Conosco. Chi è Michele? Chi è Miguel? Un angelo di Dio, vero? Ma Lucifero ha tradito Michele. E Lucifero ha traditto Michele. Conoscete bene chi è Michele? Conosce bene chi è Michele. Branham dirà. Branham dice che Michele. Dice che Michele è sotto forma di un angelo. È Dio sotto forma di un angelo. È Dio bajo la forma di un angelo. È Dio che prende la forma di un generale di guerra. È Dio che toma la forma di un generale di guerra. E si è fatto chiamare Michele. E si è fatto chiamare Michele. Un potente generale. Un poderoso generale. E tradì Michele. E traicionò Michele. E si fece un grande regno al nord. E si è un gran regno nel nord. E scese. E bajò. Ora. Ora. E lui e i suoi angeli. E i suoi angeli. Furono cacciati. Fueron echados fuera. Dunque Lucifero aveva i suoi pensieri. Lucifero tenía sus pensamientos. E ha trovato un uomo sulla terra. Había encontrado un hombre. E Lucifero ne trova sempre. Y él los halla siempre. Perché Branham dice. Branham dice. Oggi Lucifero è sulla terra. Hoy Lucifero está en la tierra. Cercando di operare nella chiesa. Tratando de obrar en la iglesia. La prostituta che è sulla strada. La prostituta que está en la calle. Non è un problema per Satana. No es problema para Satanás. Ma le persone sul quale Lucifero vuole lavorare. Pero con la gente que quiere trabajar. Sono le persone che tengono la Bibbia. Es con la gente que anda su Biblia. Sono le persone che tengono oggi anche gli opuscoli. Es con la gente que aún andan los mensajes. E Lucifero entra. Y él logra entrar. Él está pavoneggiando. Y lo hace que se crea. Basta padre. Que haga una piccola revelación. Que tenga una pequeña revelación. Sono io. Y no, ya piensan.
mencionar algo. La Branham dice. Pero Branham dice, hermano. Branham es también de humilde. Branham era tan humilde. Que adentro. Que él dijo. Se echa una generación de topo y hoy. Que si vendrá una generación después de él. Ellos predicarán para medio. Ellos predicarán aún mejor. Branham es también de humilde. Branham era tan humilde. ¿Más qué cosas predicamos hoy? Pero ¿qué predicamos hoy? Todo lo que predicamos. Todo lo que predicamos. La tintiamos en el profeta. Lo sacamos del profeta. Si es totalmente diferente. Se aniquiló. Oh Dios. Se aniquiló tanto. Que Dios. Que Dios. Pueda ayudar a nuestra vida. Ayudar nuestra vida. Que Nimrod. Que Nimrod. Ha vendido la sua vida. Él dio su vida. Ok, partiamo di qui. Branham dice qui nelle sette cose. Branham dice nelle sette edades. E tramite la storia. Attraverso la storia. Noi possiamo ben provare. Podemos probar bien. Che essa è base di tutto il mondo. Che essa religione invadió tutto il mondo. Ed è la base di ogni sistema idolatro. E è la base di tutto il sistema idolatro. Il tema della mitologia. Il tema della mitologia. Se vede i nomi dei dei. Aunque si el nombre de los dioses si diferencia en varios modos cambian de diferentes nombres según el lenguaje de la gente del lugar según el lenguaje de la gente de cada lugar sé quién adora el sol hay quienes adoran el sol sé quién adora la luna quienes adoran la luna sé quién adora el serpente quién adora la serpiente de hoy en país en cada país hay uno lo llama en el nombre de la su lengua cada quien lo llama en el nombre de la lengua pero es siempre Nimrod pero es siempre Nimrod aunque en el quiese aún en la serpiente es siempre Nimrod es siempre Nimrod porque hoy la gente dirá la gente dice adoriamo Gesù adoramos a Jesús facciamo organizziamo la marcha per Gesù organizamos la marcha para Jesús dobbiamo sopportare Gesù hay que llevarlo a Gesù de la tua marcha Dios no tiene que volverlo lleves Gesù si basta él se carga él se mantiene a sí mismo okay. Secondo il linguaggio della gente del luogo. Secondo il linguaggio della gente del lugar. Che egli tuttavia si sia fatto un nome per se stesso e per i suoi seguaci. Che egli si haya hecho un nome per sí mismo e per i suoi seguidores. È fuori discussione. Eso non sta in discussione. Ora la mia predicazione vuole iniziare qui. Il messaggio quiere iniziare acá por 5 minuti. Poiché. Perché. Poiché. Perché. Poiché. Fin tanto que esta presente edad, porque hasta que esta presente edad dure, fin que esta presente edad, hasta que esta presente edad durará, dure, durará, fino a que Jesús revelará se stesso a sus fratelli, hasta que Jesús se revele a sí mismo a sus hermanos. Ahora voy yo que facciamo finta, quiero que hagamos fijamos que Branham no ha messo esta palabra aquí. Como que Branham no haya puesto esa palabra ahí. Hagamos finta que puesto paréntesis, no che. Hagamos como si no está ese paréntesis. ¿Cómo es? ¿Qué cosa le queremos? Todavía la paréntesis. ¿Qué cosa le queremos? Dunque, leggiamo così. Entonces leamos de esta manera. Le. Dunque, finché entonces, questa presente epoca esta dura, presente edad dure, Nimrod sarà adorato, será adorato e onorato, anche se sotto un nome diverso da Nimrod, aunque si bajo un nombre diferente de Nimrod, ed in un tempio leggermente diverso, in un tempio leggermente diverso, e un templo è algo diferente, da quale da quello nel quale egli fu adorato originalmente. Fu adorato originalmente. Non è così? Non è così. Dunque, che cosa può fermare quella adorazione? Che può detenere questa adorazione? Quando Gesù si rivelerà ai suoi fratelli. Quando Gesù si rivelerà ai suoi fratelli. Allora usciranno dell'adorazione di Dio. Entonces saldranno. Altrimenti. Al contrario. Tutti. Todos. Adora a Nimrod. Ma ringraziamo Dio. Però hai che darle grazie a Dio. Dobbiamo andare con un profeta. Che è un profeta. Perché se Branham non fosse venuto. Hubiese venuto. E per questo che nella gloria. Por eso es que en la gloria. Quando lui è andato nella gloria. Quando lui è la gloria. Ha visto i fratelli. Vio los hermanos. Ci ha visto là e gli abbiamo detto se tu non fosse venuto. Lo vimos y le dijimos si no. Noi non saremmo qui. Noi estuviese. Lo credete vero? Perché se non fosse venuto lui si no hubiera venido él, per rivelare il vero
Gesù. Hubiésemos continuado a adorar el falso Jesús. Una volta sapete, hanno fatto il film di Gesù. Hicieron la película de Jesús. E hanno messo l'immagine di un uomo, è un inglese che è stato l'attore. Y pusieron la imagen de un inglés que como actor. E questa immagine è diventata la foto che tutte le persone prendevano l'immagine e lo mettevano nelle loro case. Era esa imagen de él, toda la gente la ponía en su casa. E un giorno quell'attore ha scritto un comunicato. Escribió una carta. E ha detto voglio chiedere. Y dijo, quiero pedir a tutti i cristiani. A todos los cristianos. Di togliere la mia immagine della loro casa. De quitar mi imagen de su casa. No sono io Gesù. No soy yo Jesús. Sono stato solo l'attore. Fui solo el actor. E ho recitato qualcosa. Que dije algo. Non è questo la mia, non sono io. No soy yo. Non so se mi capite. No sé si me perché entiendo. La gente ha preso quella immagine dal film. La gente tomó esas imágenes e hanno fatto un quadro come questo hicieron un dibujo como e l'hanno messo nelle loro case y lo trajeron a su casa. E ogni volta che pregano y cada vez que oran, hanno quelle immagini davanti si imaginan esa immaginano che Dio sia così si imaginan que Dios haga así. Anche noi che abbiamo messo questo qui a un nosotros que hemos io ho detto che l'ho lasciato qui yo dije que lo dejé ho lasciato la foto di Hoffman qui esa foto de perché mi serve per predicare solamente perché mi serve per predicare altrimenti lo tolgo al contrario lo quiero lo mettiamo là fuori y lo ponemos fuera perché questo non è Gesù porque este no, no. Es Jesús. No questo è il pensiero di un artista ese es el pensamiento de un actor questo non è il vero Dio él no es el verdadero Dios no fratello no hermano William Branham dice se mi viene così William Branham dice sí, io non lo crederò yo no lo creeré non può venire così no puede venir así. Branham dice se él viene con i chiodi si él viene con los clavos y que el sangre scorre su di lui y que la sangre corre sobre él io William Marion Branham dice yo William Branham no lo crederò no lo creeré perché qualsiasi ipocrita porque cualquier ipocrita può trovare un vestito bianco puede hallar un vestido blanco si mette i chiodi di sangue qua tanto lo fanno sempre in Brasile a Pasqua lo hacen en Brasil en la Pascua y sudamericanos y mexicanos que son mafiosos son propio più inteligente sabes los americanos lo hacen hoy Pascua fanno la cena Pascua hace la cena di Gesù alla croce en la cruz e l'altra volta uno è morto y el otro día uno murió perché voleva fare Giuda porque quería hacer ha tradito Gesù traicionó a Gesù doveva fare finta di indicarsi quería hacer fingir de ahorcarse e la corda era andata male ed è morto davvero y murió de verdad. Dunque non fanno niente lo hacen siempre Branham dice qualsiasi ipocrito Branham dice que cualquier ipocrita può venire con un vestito bianco puede venir con un vestido con blanco, il sangue sopra di lui con sangre encima e dirà sono io y va a decir soy yo fratelli voglio attirare la vostra attenzione quiero que no te valga guardate Gesù vean Jesús l'uomo di Galilea este hombre de Galilea ha camminato con i suoi discepoli él caminó con sus discípulos per tre anni e mezzo. Por tres años y medio. La, è morto. Y murió. Dopo tre giorni. Y después de tres sulla días. Sulla via de Maus. En el camino de Maus. I suoi discepoli non hanno mai ya no lo conocían sus discípulos. María de Magdalena. María Magdalena. Que ha unto i piedi. Que le ungió los pies. È andato al sepolcro. Fue a la sepultura. Ha visto Gesù. Y miró a Jesús. L'ha riconosciuto. Y lo reconoció. Come l'ha chiamato? ¿Cómo lo llamó? Il giardiniero. Giardiniero, come si chiama giardiniero? Giardiniero, quello che fa il giardiniero. Il giardiniero? L'hanno chiamato il giardiniero. Lo chiamò il giardiniero. E a distanza di più di 2000 anni. E después de 2000 anni. Chi lo conosce? Chi è che lo conosce? Chissà chi è Gesù. Chi sa chi è? E tu ti chiudi nella tua stanza. E tu te cierras in tu quarto. E tu ti immagini una faccia così. Imaginas una cara de así. Oh, quelli che adorano fratello Branham immaginano la faccia di fratello Branham. Quelli che adorano hermano Branham se imaginan el rostro hermano Branham. È falso, fratello. È falso, hermano. Questo non è la vera adorazione. Esa no es la vera. Questo non è il vero Dio. Eso no es el verdadero Dios. Finché Gesù dice hasta que Jesús rivelerà se stesso ai suoi fratelli. Se rivelerà a sí mismo a su hermano. E lì si rivelerà chi è il suo fratello. A sus hermanos. No a tutti. No a todos. Perché una parte. Porque una parte. Rimarrà nella falsa adorazione. Se quedará en la falsa adoración. Amen.
Mi seguite? Mi segui. Egli si rivela a chi? A quien se revela él? Oh, fratello. Hermano. Leggete la vostra Bibbia. Lea la Bibbia. Ruth. Ruth. È andato nel campo di Boaz. Fue al campo de Boaz. A chi ha ricevuto la chi è la persona che ha conosciuto più Boaz nel campo? Perché c'era mujeres trabajando en el campo, pero el misterio de Boaz. El misterio de Boaz. ¿De quién era Boaz? ¿De quién era? La revelado solo a Ruth. Se lo reveló solo a Ruth. Le altre donne. Las demás andavano in chiesa. Iban a la iglesia. Ma il legame che c'è tra Ruth. Pero la unión que había entre Ruth e Boaz. E Boaz. È più forte. Era más fuerte. Nadie lo sabía. Fino a che Gesù. Hasta que Jesús rivelerà se stesso ai suoi fratelli. Se revela a sí mismo a sus hermanos. Ai suoi fratelli. Hermanos. Solo i suoi fratelli capiranno. Solo sus hermanos. Chi è il vero Gesù? Chi è il vero Gesù? Mi seguite? Altrimenti al è Nimrod. A Nimrod che si adora in chiesa. Adoraranno in le chiese. Mi seguite? Mi sigue. Dio ha un tempio. Dio tiene un tempio. È uno il vero adoratore. Todo verdadero adoratore. Deve portare il suo sacrificio nel tempio di Dio. Tiene que llevar su sacrificio al templo de Dios. Israele l'aveva capito. Israel lo entendió. E cercavano il tempio di Dio. Y buscaban el templo de Dios. Ma oggi abbiamo capito che il tempio. Pero hoy entendimos que el templo. Non è più quattro mura. No son cuatro paredes. Ma il tempio diventa un uomo. Sino que el templo viene a ser. E uomo. Quel tempio sei te. Y ese templo eres. E Dio ha fatto la tua dimora in te. Y Dios hizo su demora en ti. Questo lo credete vero? Lo creen eso. Che siete la dimora dello Spirito Santo? La demora del Espíritu Santo. Perché il problema dell'adorazione. Porque el problema de la adoración. Come lo dicevo ieri. Lo dije ieri. La donna samaritana. La mujer samaritana. Ha avuto la discussione con Gesù. Él discutía con Jesús. I nostri padri. Decía nuestros padres. Hanno adorato su questa montagna. Adoraron en esta montaña. E voi avete detto che dobbiamo andare a Gerusalemme. Ustedes dicen que hay que ir a Gerusalemme. Ah, dobbiamo andare in chiesa. Per forza. Che hai che ir alla iglesia. Dobbiamo andare a Roma per forza. O dobbiamo andare a Milano. Dobbiamo... No, fratello. No. L'adorazione non è a Gerusalemme, né su quella montagna, montagna, ma i veri adoratori dove adoreranno Dio? Dove lo adoreranno? Eh? Dove? In verità, in verità, in spirito di verità. Perché Gesù ha detto? Perché Gesù ha detto spirito? Dico spirito e verità. E verità. Perché qualcuno può avere lo spirito. Perché alguien può avere spirito. Ma lo spirito vogliamo vedere se lo spirito cammina con la verità. Hai che vedere se lo spirito cammina con la verità. Non so se mi seguì. Non so se mi. E Brada dice che cosa è la verità. E Brada dice che è la verità. Eh? Che cosa è la verità? Sono la dice. Che è la verità? Gesù, Gesù che cos'è? Di che è Gesù? La parola. È la parola. Vogliamo vedere se è lo spirito. Hai che vedere se è lo spirito. Nel spirito nel quale stai adorando. Che è lo spirito nel quale adoras. Concorda con la parola. Vai d'accordo con la parola. E non qualsiasi tipo di parola. E non qualsiasi parola. La parola. Sino la parola per tu dia. Perché se tu mi porti l'adorazione al tempo di Lutero. Perché se tu mi traes l'adorazione al tempo di Lutero. Dico che non lo credi. Te dico che non lo credo, hermano. Se tu mi predichi la santificazione. Se tu mi predichi la santificazione. Come al tempo di Lutero. Come nel tempo di Lutero. Non lo credo. Non lo credo. Deve essere diverso. Tiene che essere differente, hermano. Finché lì si rivela ai suoi fratelli. Hasta che lui si rivela ai suoi fratelli. È lui stesso. È lui stesso. Non qualcuno che lo rivela. Non altro che lo rivela. Ma è lui stesso. È lui stesso. E Gesù dirà la parola. E Gesù dice la parola. Solo il padre conosce i figli. Che solo il padre conosce il figlio. È vero? E solo il figlio conosce il padre. E solo il figlio conosce il padre. E poi Gesù ha aggiunto un'altra parola. E che mai dice? Voglio vedere se... No? E il figlio rivela. Rivela il padre a chi egli vuole. Dunque la rivelazione non è di non si rivela a tutti. La rivelazione non è per tutti. Si rivela a chi egli vuole. Se rivela a chi egli vuole. Possiamo essere qui. Podemos estar acá. E si rivela solo a una sola persona. Y se revela solo a una persona. La rivelazione non è mai stata di gruppo. La rivelazione nunca ha sido grupal. E abbiamo detto qui. Y dijimos acá. Che Filippo. Che Felipe. Gesù ha detto io e il padre siamo uno. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Quien me ha visto, ha visto el Padre. El que me ha visto, a mí ha visto el Padre. Y Filipo le ha fatto. Y Felipe dice,
ma quando è che devi smettere questo discorso? Quando tieni che dejar di parlare così? Mostrati allora al Padre. Dice, muestranos al Padre. E ciò ci basta. E non basta. Avete visto la risposta di Gesù? Vieron la risposta di Gesù? Fratello Frank, che cosa gli ha risposto Gesù? Che le rispondió Gesù? Che cosa Gesù gli ha risposto a Filippo? Da tanto tempo che sono con voi? Ah, no, è così la risposta. E tu? Perché Pietro sapeva chi era Gesù. Pedro sabía quién era Gesù. Non ha detto voi non mi avete conosciuto, no. Él lo dijo ustedes. Ha detto e tu? Dijo tú. Perché Pietro sapeva che lui era il Messia. Porque Pedro sabía que él era el Mesías. Natanael lo sapeva. Natanael. E allora ha detto e tu non mi conosci? Dice, y tú no me conoces. Dunque la rivelazione è individuale. Entonces la rivelazione es individual. E Tommaso, y Tomás ha ricevuto la rivelazione di chi è Gesù. Él recibió la rivelazione di chi era Gesù. Dopo la sua morte. Después que él murió. E dopo la sua resurrezione. Después de su resurrezione. E Tommaso riconoscerà. Y Tomás reconocerá. Mio Signore. Mi Señor. E mio Dio. Y mi Dios. La rivelazione. La rivelazione. Ognuno la deve ricevere. Cada quien tiene que recibirlo. Fino a que Jesús revelará a se stesso. Hasta que Jesús se revela a sí mismo. A su hermano. A su hermano. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué cosa imaginamos? ¿Qué es lo que imaginamos? Finché tu imaginerai. Hasta que tú imagines. Un uomo seduto da qualche parte. A un hombre sentado en el lugar. E tu chiudi gli occhi. Inclina y cierra tus ojos. E pensi a un Dio seduto da qualche parte. A un Dios sentado en el lugar. Stai adorando un nimbo. Questa è l'adorazione di Satana. È sempre l'adorazione di Satana. È nimbo. È nimbo. Oh, tu pensi che hai lo Spirito Santo dentro il tuo cuore. O tu credi che tieni lo Spirito Santo. E poi Dio è seduto là nelle nuvole. E poi per te Dio è là arriva. Sei un testimone di Geova. Entonces eres un testigo de Jehová. Tu credi in due Dio. Creer en dos Dios. Perché il nostro Dio è Spirito. Porque nuestro Dios es Espíritu. Non è quello che Gesù ha detto alla donna samaritana. No fue lo que Jesús dijo a la mujer samaritana. Fratello Branham dice nel secondo sello. Hermano Branham dice en el segundo sello. Tu vedi fratello Ariel. Tu vedi al hermano Ariel. Che si alza la mattina. Che se levanta la mañana. Saluta la moglie. Saluta a su esposa. Prende la sua borsa. Toma su bolsa. E la moglie gli prepara un panino. Y la esposa le prepara una comida. Lui esce di casa. Sale de la casa. Saluta la moglie. La saluda. Sapete che cosa fratello Branham dice? Sabe lo que dice hermano Branham. Dio sta andando a fare lo bene. Dios dice que va. Potete dire amén. Le dicen amén a él. Es Dio. Es Dios. Es por esto que por eso es que nosotros rimaniamos siempre malati. Nos quedamos siempre. Abbiamo siempre dei problemi. Tenemos siempre problemas. Perché non riusciamo. Porque no logramos. A discernere il corpo di Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo. Tu vedi un fratello. Tu ves a un hermano. Tu vedi una sorella. Una hermana. Tu pensi che qualcuno con quale puoi dare un pugno. Tu così? Crees que alguien al cual la puedes dar un pugno. No te importa. Dio. No, è Dio. È la sorella. È l'hermano. È Dio. È Dios. Nel fratello. È l'hermano. Tu te ne freghi di lui. A ti non ti importa. Tanto io non ho bisogno di lui. Tanto non è che cosa è può fare? Che Dio. Dios. Nella semplicità. Nel fratello. E William Branham di là. E William Branham. Dove è il consolatore? Dove sta il consolatore? L'abbiamo salutato. Salutato. Quando io saluto. Quando io saluto. Ho saluto qualsiasi fratello e sorella. Hermano, io sto salutando il consolatore. Saluto al consolatore. Perché lo Spirito Santo. Porque el Espíritu Santo non è uno spirito in aria. Non è un spirito in aria. Finché lui non si rivela ai suoi fratelli. Egli sarà adorato nelle chiese. Él será adorado en la iglesia. E la gente adora la faccia di Hoffman. Y la gente adora el rostro de Hoffman. Si mettono in ginocchio davanti alla faccia di Hoffman. En frente del rostro. Alcuni si mettono in ginocchio davanti alla faccia di Hoffman. È falso. È falso. È la falsa adorazione. È una falsa adorazione. Anche se Branham è un uomo perfetto santo. Si Branham sia un uomo perfetto. Tutto il suo ministero. Todo su ministerio. Tu sei tutti in ginocchio davanti a lui. Si tu te arrodillas delante de él. Stai adorando il libro. Estás adorando al libro. Perché l'adorazione. Porque la adoración appartiene solo a Cristo. Pertenece solo a Cristo. Ma chi è Cristo? Pero ¿quién es Cristo? Chi è l'adorato? ¿Quién es el adorado? Ascoltate, fratello. Oigan lo que dice Ronald Reagan. Sembra che nell'opuscolo la rivelazione di Gesù Cristo. En el mensaje de la revelación de Jesucristo. Ora Dio. Ahora Dios. Al principio. En el principio. Era il grande Geova. Era il grande Geova. Che viveva in una corona di fuoco. Che viveva in una corona di fuoco. Dio viveva in una corona di fuoco. Dio viveva in una corona di fuoco. Sospesa su Israele. A
alzaba sobre Israel. E li conduceva. Y lo conducía. Quello era Dio. Ese era Dios. L'angelo del patto. El ángel del patto. Scese sulla montagna. Bajó sobre la montaña. L'intera montagna prese fuoco. Toda la montagna tomó fuego. Il fuoco si levò dalla montagna. Y el fuego se fue de la montaña. E scrisse i dieci comandamenti. Y escribió los diez comandamientos. Egli era chiamato la paternità di Dio. Él era llamado la paternidad de Dios. Verso i suoi figli. La sua razza eletta di persone e giudei. Los judíos. Poi quello stesso Dio luego ese mismo Dios fu reso manifesto in un corpo nato virginale nacido originalmente che egli creò nel grembo di Maria que él creó en el vientre de María e visse e abitò e allargò la sua tenda y vivió y hizo más grande su tienda. Quale era? Qual era? Tra gli esseri umani. Entre los seres humanos. E quello stesso Dio. Y ese mismo Dios. Fu fatto carne. Fue hecho carne. E abitò entre nosotros. La Bibbia ha detto così. La Bibbia dice de esa manera. Dio era in Cristo. Dios estaba en Cristo. Il corpo era Gesù. El cuerpo il era. Corpo el cuerpo era Gesù. Era Jesús. Il corpo che Maria ha fatto. El cuerpo que María hizo. Non era divinità. No era la divinidad. Ma la divinità. Pero la divinidad. Ha abitato nel corpo. Abitó en el cuerpo. Mi seguite. ¿Me siguen? La divinità. La divinidad. Perché Gesù. Porque Jesús. Ha detto ai farisei. Le dijo a los fariseos. Abramo è vostro padre. Abraham nuestro padre. Ha visto il mio giorno. Vio mi dia. E si era rallegrato. Y se alegró. Ma Gesù ha 33 anni e gli hanno detto tu che tu hai 33 anni. Le dice tu tienes 33 años. Come fai a conoscere Abramo? Como haces a conocer a Abraham? Hanno ragione. Tienen razón. Gesù ha 33 anni. Come fa Abraham a vedere? Come hace a conoscere Abraham? Era nato qua. Había nacido aquí. Ma Gesù non era il corpo nato da Maria. No, era il cuerpo nacido de María. Perché l'uomo che parlava in Maria. Porque el hombre que hablaba en María. L'uomo che parlava nel corpo chiamato Gesù. Que hablaba en el cuerpo llamado Jesús. Era lui che era a casa di Abraham. Era él el que estuvo en la casa. Era Elohim. Era Elohim. Che ha visitato Abraham. Que visitó a Abraham. Ma non era il corpo di Galilea che lui aveva quel giorno. Pero no era el cuerpo de Galilea. Aveva un altro tipo di corpo. Tenía otro tipo de cuerpo. Era vestito come i caldei dell'epoca. Se vestía como los caldeos de aquel tiempo. Mi seguite? Me siguen. E il corpo che lui aveva al tempo di Abramo. Y el cuerpo que tenía en el tiempo de Abraham. Non era lo stesso corpo che lui aveva davanti ai farisei. El mismo cuerpo que tenía ahí en. Ma era la stessa persona. Pero es la misma persona. Dio cambiando velo. Dios cambiando de velo. Dunque non potete identificare Dio e limitarlo qui. ¿Puedes identificar a Dios y limitarlo a estas caras? No, fratello. No, hermano. No, fratello. No, hermano. Il Dio che noi adoriamo. El Dios que adoramos. È lo Spirito Santo. Es el Espíritu Santo. È lui l'adorabile. Es él. È lui che noi alziamo. A él alziamo. Non rivolgiamo la nostra preghiera. No, dammi la tua orazione. Pensando a questo uomo. Pensando a questo uomo. No, fratello. No, no. No, non no, è no. Vero Dio. No, è il vero Dio. Perché se voi leggete bene, fratello Brano, lui vi dirà él dice che il corpo di Galilea, dice que el cuerpo de Galilea è diverso perché dirà che Gesù è in Gesù. È differente perché dice che Gesù sta in Gesù. Branham dirà nell'opuscolo Shalom. Branham dice che il messaggio Shalom che voi non mi avete mai visto. Ustedes dicen nunca me han visto. A me nessuno mi ha mai visto. A mí nadie me ha visto nunca. Non mi avete mai visto. Nunca me han visto. E non mi vedrete mai. Y no me verán nunca. Lo sapete che è vero, vero? Lo saben que es verdad eso. Lo sapete? Lo saben. Non mi avete mai visto. Nunca me han visto. E non mi vedrete mai. Y nunca me verán. Vedete solo. Verán solo. Qualcosa che si muove davanti a voi. Algo que se mueve, prende. Que identifica a qualcuno que es dentro de mí. Que identifica a alguien que está dentro de mí. El giorno en que la persona que se mueve dentro de mí esce. El día en que esta persona que se mueve dentro pues de mí. Cuerpo. Este cuerpo. Va por todo al cementerio. Lo llevan al cementerio. Y la vera persona esce. Y la verdadera persona sale. Y entra en una familia. Y entra en otro cuerpo. Dunque il nostro Dio nuestro Dios è lo Spirito Santo. Es el Espíritu Santo. È lui l'adorabile. Es él el adorable. E ogni volta. Y cada vez que noi inclinamos el nostro capo. Que inclinamos nuestro rostro. Noi parliamo al Dio che è nel nostro cuore. Hablamos al Dios que está en nuestro corazón. Non immaginiamo un Dio no, nos imaginamos a un Dios de algún otro lugar. Abraham dice que Nimrod. Y
Brandon dice che è adorato nelle chiese oggi. Dice che Nimrod è adorato nelle chiese oggi. Ora voglio leggere un po'. Quiero leer nei prossimi 5 minuti. Con i prossimi 5 minuti. Leggendo di Satana. E vedendo Satana. Paragrafo 22. Paragrafo 22. Il Dio di questo mondo oggi. Dice il Dio di questo mondo oggi. La persona adorata di questo mondo oggi. La persona adorata di questo mondo oggi. È Satana. È Satana. E la gente ignora di adorare Satana. La gente ignora di adorare Satana. Però è Satana che si personifica quale chiesa? Però è Satana che si personifica come iglesia. Vedete quale chiesa? Lo vedete iglesia? Adorano Satana. Adorano Satana. Pensando che adorano Dio mediante la chiesa. Adorano Satana pensando che adorano a Dio per mezzo dell'iglesia. Però questo è il modo in cui Satana lo ha fatto. Per essere la maniera in la quale Satana lo è. Le persone. E inconsapevolmente adorano Satana. Non sapendo lo adorano a Satanás. Pensando che adorano Dio. Pensando che adorano a Dio. Come siamo messi in guardia tramite la profezia. Come abbiamo questo sido puesto in alerta. In secondo, in seconda Tessalonicense. Seconda de Tessalonicenses. Che leggiamola proprio. Che leamo. Seconda Tessalonicense, il secondo capitolo. Tessalonicense, il secondo capitolo. Prendiamolo un momento. Prendiamo se può, un momento, se potremo rapido. Mi piacerebbe leggere proprio, credo, seconda Tessalonicese. Seconda Tessalonicense. Ho la scrittura qui. Tengo la scrittura qui. In seconda Tessalonicese. Seconda Tessalonicense. Quella falsità della Chiesa di oggi. La falsità della Chiesa di oggi. Il figlio di perdizione. El hijo de perdición. Il diavolo. El diablo. Il figlio di perdizione. Il diavolo. El diablo. Dunque, entonces, le persone. La gente adorando Satana in questo giorno. Adorando a Satana in questo dia. Pensano che adorano Dio. Piensan che adorano a Dio. Ma essi adorano lui attraverso un credo. Però lo adorano a lui attraverso un credo. Denominazione. Denominazione. E i credi fatti dall'uomo. Credos hechos por los hombres. Che ha trascinato le persone proprio fino alla più grande seduzione che il mondo abbia mai conosciuto. Che arrastrò la gente hacia la massa. Il più grande inganno che il mondo abbia conosciuto. Non importa quanto la parola di Dio abbia promesso per questo giorno. Non importa lo che la parola di Dio abbia promesso per questo quanto giorno. Sia predicata e confermata. Quanto sia predicata e confermata. Eppure non la vogliono credere. E aún así lo quiere creer. Non la vogliono non credere. Creerla. Vogliono rimanere ciechi. Ciechi. Branham era lì. Branham stava lì. A Jefferson. In Jefferson. Lì. Ma Billy Graham. Però Billy Graham. E allora andavano in giro. Iban por todos lados a checar la secando la gente con el loro miracolo, con su milagro, ma el Dios de la carne, pero no. Dios el carne humano. Elohim era ahí. Elohim estaba ahí en la simplicidad. En la simplicidad. No sé si me seguiste. No sé si me Elohim. Elohim estaba ahí en la simplicidad. En la simplicidad. Que estaba haciendo la su obra. Que hacía sus obras. Guardate. Vean. Quando venne Gesù, quando vino Gesù, vedete, beh, Satana era in quel gruppo di insegnanti giudei, Satana stava in quel gruppo di insegnanti giudei, e rabbini, e sacerdoti, cercando di dire loro di attenersi alla legge di Mosè, trattando di dirle a loro di attenersi alla legge di Mosè, quando la stessa parola diceva che in quel giorno, quando la misma parola dice che in quel giorno, il figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato, sarebbe rivelato, vedete, che egli avrebbe rivelato se stesso. Él se revelaría a sí mismo. Così essi cercavano. Y ellos trataban. Per quanto li tenevano religiosi. Por cuanto le creían religiosos. E sulla legge di Mosè. Y en la ley de Moisés. Quando Mosè era lì. Cuando Moisés estaba ahí. Non volevano di Mosè. No querían de Moisés. Quando Mosè è andato via. Cuando él ya se fue. Vogliamo, la legge di Mosè. La ley de Moisés. Ma Moisés di Gesù. Pero Moisés habló de Gesù viene. Gesù viene. Ma come non è venuto secondo il loro pensiero? Perché il problema è qui. De acuerdo, il problema è il pensamiento. Branham ci ha aiutato molto, fratello. Branham nos aiutò molto. Ti ha detto che Hollywood, dice que Hollywood ha invaso il pulpito. Invadió los púlpitos. Perché i predicatori di Hollywood sono dietro i pulpiti. Porque los predicadores de Hollywood están detrás de los púlpitos. E vi interpretano la parola secondo Hollywood. Y le interpretan la palabra según Hollywood. Loro pensano che Branham dice qualcosa. Branham dice algo. Nell'opuscolo la grande commissione. En el mensaje la gran comisión. Ha detto voi.
dice usted, attraverserete il millennio, attraverserete e non vi accorgerete manco che il millennio mi è passato. E non se daranno cuenta aún che già passò il millennio. Perché tutto quello che Dio fa, perché tutto lo che Dio fa, lo fa nella più grande semplicità. Lo hace nella más grande semplicità. Ok. Noi crediamo in Mosè. Creemos en Moisés. Vogliamo solo Mosè. Queremos solo Moisés. Ma Mosè aveva parlato di Gesù. Pero Moisés había hablado de Jesús. Ma quando la parola di Mosè si è adempiuta. Cuando se cumplió la palabra de Moisés. Come non è venuto dalla loro chiesa. Como no venía de la iglesia de ellos. Come non è venuto secondo l'interpretazione del loro predicatore. Como no vino de acuerdo a la interpretación del predicador de ellos. Non lo crediamo. No lo creemos. Nimrods. Nimrod. Questo è quello che Nimrod fa. Questo è lo che hace Nimrod. E Branham dice. Oggi, y Branham dice que hoy, la gente oggi, dice que la gente stanno hoy, adorando Nimrod, adora a Nimrod, nelle chiese, en las iglesias, è lui che adora, es a él que adora, pensando di adorare a Dio, pensando de adorar a Dios, perché Nimrod, a Satana, l'importante è che lui vi porta a credere qualcosa che non è di vostro giorno. L'importante è che Satana vi haga creare algo che non è per ustedes. Va bene, così potete leggere il testo. Pueden leer el Corán, potete leggere la Biblia, potete pregare, l'importante è che la vostra preghiera, l'importante è che su orazione, quando pregate, quando ore, non sia una preghiera rivelata, però il resto potete farlo, non si prega. Para él está bien, ahí está bien. È troppo sottile. Esto es muy frágil. Finché lui non si rivela, hasta que él no se rivela a su mano, Nimrod, Nimrod sarà adorato. Adorando la è Nimrod che adora. E è Nimrod. Non è solo a Roma dal Papa. Non solo in Roma, come il Papa. Il Papa tutti sanno che è falso. Esse tutti sanno che è falso. Il Papa benedice il campo di calcio. Il Papa benedice lo juego del calcio. Benedice i giocatori. Benedice i giocatori. Almeno benedice anche le prostitute. Benedice la prostitute. Tutto. A tutto. Il Papa è d'accordo con il Papa va con tutto. Ma il problema. Era il problema. Siamo noi, siamo noi i protestanti, che non riusciamo, che non logramo a fare la differenza, a fare una differenza. A Babilonia, in Babilonia c'era di tutto, había de todo, fanno festa, hacían fiestas, mangia, come, ogni cosa viene a Babilonia, tutto viene a Babilonia, c'è tutto, in Babilonia è un mondo, è un mondo dove c'è tutto, un mondo dove hai di tutto, i cattolici, los católicos, i protestanti, los protestanti, i pentecostali, pentecostali, i fratelli del messaggio, hermano del messaggio, tutto, de todo, todo mezclado. È un misuri. È un mezzo. Es Babilonia. Ma Dio. Però Dio può stare a Babilonia. Non può stare in Babilonia. Dio. Dios, non gli piace Babilonia. A Dio non le gusta Babilonia. Dio vuole che le persone Dio siano vere. Che la persona sia verdadera. Deve avere una posizione. Non tiene che tenere una posizione clara. Non una posizione. Non una posizione a metà. Non so se mi capisci. Non so se mi entiendi. Deve avere una tiene posizione. Tiene che tenere una posizione. Una posizione vera. Verdadera. Che le persone. Che la gente sepa che tu eres. È bianco e bianco. È blanco o è giallo. O è amarillo. Non deve essere così. Non deve essere i colori che sono. Los colores. Un fratello che non è troppo chiaro non mi piace. Un hermano che non è molto chiaro non mi gusta. Voglio un fratello che sia ben chiaro. Un hermano che sia chiaro. Che mi dice come lo pensa. Che mi dice come la che un fratello che fa così. Che un hermano che anda. Non so se mi capite. Non so se mi l'ipocrisia. La ipocrisia. È la brutta cosa. È lo feo. Che esiste. Lo más feo. E a Babilonia. E in Babilonia. Tutto è accettato. De todo se tutto, a Babilonia c'è tutto. In Babilonia hay de todo. Ma Babilonia, Dio non vuole Babilonia. Pero Dios no quiere Babilonia. Perché a Babilonia? Porque en Babilonia si adora Nimrod. Se adora Nimrod. È chiaro? Ma Dio non vuole che Nimrod sia adorato. Dios no quiere que Nimrod sea Dio vuole la vera adorazione. Dios quiere la verdadera adorazione. Dio vuole che l'adorazione sia chiara. Dios quiere que la adoración sea clara. Che Cristo sia che Cristo sea adorado verdaderamente. È un soggetto molto este profondo. Este es un tema muy profundo que non possiamo finire in uno o due. Lo terminaríamos en uno o dos días. Ma quello che voglio dire, lo que quiero decirle hoy en esta mañana, è la tua adorazione. Es que tu adoración deve essere la vera tiene adoración. Que ser la verdadera adoración. È la vera adorazione. Y la verdadera adoración. Perché fratello Branham dice, hermano Branham dice, è Paolo che ha detto la Bibbia, nella Bibbia. Pues la fede dice la Bibbia, dice que la fe viene dall'udire. Viene dell'oír. E l'udire da che cosa? Y el oír de qué? Della parola. La palabra. Sapete che cosa dice? Sabe lo que dice hermano Branham? Branham dice la fede viene dalla parola. Branham dice la fe viene della parola. Da udire, dell'oír, della parola. E di quale parola? E di che parola? Della parola di tutto. Della parola di tu dia. Se quello che tu mi dici. Se lo che tu mi dici. Non l'ha detto il profeta. Non l'ha detto il
possiamo incontrare che Emilia Mario Brando. Non lo incontriamo in Emilia Mario Brando. Non passa. Non passa. Perché oggi, perché oggi noi viviamo. Nosotros vivimos nella più grande luce. En la más grande luce. Che il mondo abbia conosciuto.